L'Italia 14 mesi fa era sull'orlo del baratro, poi grazie alla cura Monti il paese sta uscendo dalle emergenze, ma per il rilancio definitivo occorre puntare sulla ricerca, l'innovazione e la maggiore presenza dello Stato, anche in termini di percezione della legalità. Ieri sera la lista civica per Monti ha fatto tappa a Grotta Minarda con il capolista alla Camera in Campania 2, Antimo Cesaro, e con i candidati Angelo D'Agostino ed Ettore Zecchino per chiedere un voto sulla base di un programma che parte innanzitutto dalla qualità della proposta politica contro il populismo e le scelte sbagliate del governo Berlusconi, responsabile del disastro interno ed internazionale. I candidati, assente Armando Lamberti, sono giunti in notevole ritardo presso l'auditorium della sede universitaria perché impegnata nel tour elettorale in campagna del premier Mario Monti. E nell'attesa il sindaco Giovanni Iannicello si è soffermato con il pubblico, ripercorrendo le ultime tappe del governo Berlusconi ed evidenziando che il vero problema da abbattere è lo snellimento della macchina amministrativa, spesso incagliata fra i tanti rivoli della burocrazia. Principio ripreso anche da Ettore Zecchino che, replicando alle accuse di essere un trasformista, ha risposto affermando di non essere mai stato candidato con Forza Italia o con il PDL, ma di aver sempre lavorato per costituire in Irpinia una sezione del Partito Popolare Europeo. Numerosi gli amministratori locali presenti nell'auditorium, ma da Ariano Irpino sono giunti il sindaco Maniero, il suo vice Crescenzo Pratola, gli assessori Lipizzi, D'Amato e Leone ed alcuni consiglieri. Presenti anche alcuni lavoratori della Irisbus che al termine dell'incontro si sono soffermati con i candidati. Entusiasta D'Agostino per l'accoglienza che la città di Salerno ha riservato a Monti. Il presidente Monti è una persona, non è vero che è una persona fredda, è una persona molto cordiale, molto amichevole, sa stare molto bene insieme alle persone, è una persona molto calorosa, quindi sono rimasto veramente contento da questo suo... Io l'ho seguito sia a Caserta sia pure a Salerno. Bisogna innanzitutto nel dibattito pubblico e politico dire parole di verità. Noi non siamo completamente fuori dalla crisi, ma abbiamo scampato il pericolo del dissesto della finanza pubblica. Occorre ancora fare sacrifici, ma sacrifici di più lieve entità rispetto a quelli cui siamo stati costretti in quest'ultimo anno. Diciamo pure che il professore Monti, il nostro Presidente del Consiglio, ha dovuto onorare cambiali firmate da altri. Ciononostante ci ha imposto con rigore dei sacrifici e tutte le nostre famiglie hanno corrisposto quanto dovuto. Ora, usando la metafora economica dell'impresa, chi ha investito in questo nostro Stato, di cui siamo tutti orgogliosi, vorrebbe riscuotere il dividendo, mi passi questa espressione. E qual è il nostro dividendo? L'efficienza dei servizi, il rilancio dell'economia, creare possibilità occupazionali per i giovani e le donne, sostenere la legalità, in ogni modo, con un'attenzione straordinaria alle forze dell'ordine. Perché questo sia possibile occorre che chi abbia assunto le responsabilità nell'ultimo anno possa continuare a governare l'Italia, consapevole dei sacrifici, ma ora anche impegnandosi per lo sviluppo del Paese.